Accredito al credito 2016, il tuo intervento ha aperto la tavola rotonda sulla distribuzione del credito. Come sta andando il canale online? Il canale online sta andando complessivamente bene, chiaramente c'è una tendenza delle nuove generazioni a utilizzare sempre di più il canale online e quindi sia per i mutui di acquisto sia soprattutto per le surroghe è abbastanza naturale andare su internet e fare un confronto e poi potenzialmente fare partire da lì il proprio processo di acquisto di un mutuo. Quello che succede è che il canale online, come è strutturato oggi, soprattutto per esempio il servizio di mutui online, è un servizio di comparazione trasparente di praticamente tutte le offerte rilevanti del mercato e quindi chi deve fare un mutuo in modo naturale viene a fare un preventivo su mutui online. Poi in moltissimi casi si tratta di persone che procedono diversamente, vanno direttamente dalla propria banca o dalla banca che hanno trovato che offre le condizioni migliori. In realtà questo è un servizio utile che siamo contenti di dare, ma quello che probabilmente dovremmo fare è comunicare meglio il valore aggiunto, oltre a questo che viene dato. E cioè il fatto che facendo poi una richiesta online uno non solo beneficia delle condizioni che vede sul sito, ma ha la possibilità di avere una consulenza gratuita e realmente indipendente dal punto di vista della scelta della singola banca che permette di orientarsi meglio rispetto a un prodotto che comunque è un prodotto complesso e che si fa tipicamente una volta nella vita. Durante la sessione, infatti, è stato più volte sottolineato che proprio la consulenza sarà l'elemento chiave di una migliore distribuzione del credito. Sì, tra l'altro la consulenza a questo punto è qualcosa di definito normativamente, quindi solo operatori con determinate caratteristiche e che sono disposti a prendersi la responsabilità di quello che dicono ai consumatori possono definirsi consulenti. Noi ovviamente abbiamo sempre fatto questo tipo di attività e quindi abbiamo deciso di configurare la nostra operatività come un'operatività di consulenza, che tra l'altro, ricordo, è gratuita. Altro punto che forse vale la pena di fare è che purtroppo, per esempio, i siti che comparano i viaggi, i voli aerei, tipicamente applicano un markup, cioè una maggiorazione di prezzo rispetto ai prodotti comprati direttamente dalla compagnia aerea. Questo non accade anche per ragioni normative per quanto riguarda i prodotti di credito, quindi quello che uno ottiene venendo su mutui online e facendo una richiesta di mutuo, ottenendo la nostra consulenza, e lo stesso prodotto, talvolta un prodotto migliore di quello immediatamente disponibile allo sportello, avendo in più questa consulenza realmente indipendente, perché a noi non fa una differenza rilevante se il cliente va da una banca piuttosto che dall'altra, ci interessa che il cliente ottenga la cosa realmente migliore per lui, e quindi è veramente un servizio realmente gratuito per il consumatore. Quali impatti avrà la direttiva mutui sul settore? Allora, la direttiva mutui cambia diverse cose che possono avere un impatto sulla distribuzione dei mutui, c'è tutto questo tema della consulenza che abbiamo già menzionato e poi un tema importante ancora però da definire perché devono uscire dei regolamenti che definiscono alcuni aspetti è quello delle segnalazioni, cioè la possibilità per operatori, per esempio nel mondo immobiliare o che comunque sono legati all'immobile, alla compravendita immobiliare, anche costruttori, di segnalare in modo accessorio alla propria attività delle operazioni di mutuo per esempio, a intermediari del credito. Il tema delle segnalazioni è un tema critico perché l'impianto attuale della normativa noi riteniamo sia un impianto molto solido e coerente, soprattutto che non lascia buchi o zone grigie. La segnalazione, se non ben definita, e comunque anche se ben definita, rischia invece di creare delle opportunità di fare un lavoro che oggi è ben vigilato e ben controllato nell'interesse dei consumatori e anche dei finanziatori. Del pubblico rischia di creare delle aree in cui questo lavoro può essere fatto in modo più semplice, senza controlli e mettendo a rischio appunto sia il consumatore sia la banca, perché a quel punto più o meno chiunque e senza che nessuno possa controllare, senza poteri di vigilanza o sanzionatori, potrebbe fare un lavoro simile in qualche modo a quello dei mediatori creditizi.